Passiamo all'interrogazione all'oggetto numero 135, intendimenti della Giunta regionale in merito all'adeguamento funzionale della strada provinciale 201 Montone-Pietralunga. Interrogante consigliere Rometti. Sì, grazie. Ma con questa interrogazione vorrei sollevare un problema che riguarda la strada provinciale 201, la strada provinciale che da Montone collega Pietralunga, ritenendo che degli interventi anche importanti che la Regione ha fatto in questi anni per migliorare la viabilità, la grande viabilità nazionale, io credo che in un percorso coerente dell'attività di governo della Regione noi dovremmo cominciare a pensare ad alcune criticità che esistono nell'ambito del nostro territorio regionale, perché di fatto sui grandi interventi c'è la questione Perugia, ma poi mi sembra che in buona sostanza oramai molto per quel che riguarda le infrastrutture stradali è stato fatto e è in via di completamento, comunque ci sono le risorse per andare verso progetti di miglioramento. Allora, nell'ambito di una viabilità secondaria, è una strada provinciale come dicevo, questa strada, chi la conosce sa in che condizioni è, sono stati sempre nella limitatezza delle risorse realizzati interventi di manutenzione, però io credo che dovremmo mettere in programma un progetto di adeguamento un pochino più robusto che consenta una messa in sicurezza, che consenta di risolvere quelle criticità del percorso in termini di curvatura, di larghezza di questa strada, perché comunque Pietralunga è un comune non grandissimo, ma un comune che sta attraversando anche una sua via di sviluppo turistico e penso che è uno di quei pochi comuni che ancora ha una strada di collegamento che oggettivamente è in condizioni non adeguate ai tempi. Non adeguate ai tempi, chi la conosce sa bene di cosa sto parlando e quindi penso che da questo punto di vista, in collaborazione con la provincia, la Regione debba mettere questo obiettivo fra le cose da portare avanti prossimamente. Quindi un po' è questo il senso dell'interrogazione. Risponde l'assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie consigliere Rometti. La strada 201, come è stato detto, collega appunto Montone Pietralunga ed è stata oggetto negli anni passati da parte della Regione, da parte della Provincia, di particolare attenzione, data, come diceva il consigliere Rometti, data la sua importanza, direi non solo come collegamento dei due capoluoghi Montone Pietralunga, ma anche per il passaggio nella parte di là verso le Marche. Gli interventi degli ultimi anni hanno riguardato diverse cose, il ripristino e l'adeguamento per esempio dei piani viabili, seppur a tratti, quindi anche seppur in maniera puntuale, il consolidamento delle opere d'arte. Nel 2016 sono stati ultimati lavori di consolidamento statico del ponte in muratura al chilometro 19+100 per circa 100.000 euro con fondi regionali. E nel 2017 quelli di sistemazione strutturale e adeguamento delle barriere stradali al chilometro 5.800 della strada con un importo complessivo di 300.000 euro di cui 190.000 euro finanziati dalla Regione dell'Umbria. Negli anni passati è stato redatto anche uno studio di fattibilità per l'adeguamento del tracciato con modifiche e rettifiche dello stesso, tenuto conto che ci sono molte curve tra virgolette. Recentemente, nel febbraio 2018, è stata redatta una stima per la sistemazione e miglioramento del tracciato della strada del Comune di Pietralunga, senza modifiche del tracciato, per l'importo valutato in 5 milioni di euro. Questo progetto, nei primi mesi dell'anno corrente, è stato inviato dalla Provincia al Comune e il Comune lo ha sottoposto con un'istanza di finanziamento al Ministero competente, cioè al MIT, per l'accesso a risorse erogabili grazie a un decreto destinato alla viabilità di competenza dei comuni, quindi per viabilità minore, e finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale. Tuttavia questo progetto non ha avuto quel finanziamento sperato da parte del Ministero. Detto questo, credo che la valutazione e la riflessione che è stata fatta dal consigliere Rometti sia
assolutamente fondata. Noi adesso, dopo le grandi vie di comunicazione, andremo al completamento della Perugia-Ancona con l'inaugurazione nell'inizio della prossima estate, e la Foligno-Civitanova Marche ed altre importanti arterie, ricordo la E78, il completamento della Terni-Rieti e della Terni-Civitavecchia ed altro, dobbiamo, diciamo così, porre attenzione sulla viabilità minore che costituisce nell'ambito di tutta la regione in alcuni casi problemi, diciamo, di questo tipo. Da parte nostra ci sarà massima attenzione, solleciteremo la provincia anche alla luce, diciamo così, è stata oggetto questa di una precedente interpellanza, anche alla luce di questi ultimi finanziamenti che non sono tantissimi ma sono importanti e sono strutturati nel corso del prossimo triennio, quadriennio, quinquennio. Quindi risorse, diciamo così, importanti che arrivano e che con una programmazione, tenendo conto ovviamente di criteri di priorità tra le diverse strade provinciali e regionali, credo che qualcosa si possa fare, quindi da parte nostra c'è la massima attenzione. Grazie. Passiamo all'oggetto successivo, l'oggetto 136, un'interrogazione dei consiglieri Carbonati, Liberati e Solinas, rivolta all'assessore Barberini, casa di riposo di Nocera Umbra, rischio di chiusura imminente, necessario, urgente intervento finanziario della Regione a sostegno degli anziani. Prego, consigliere Liberati. Grazie Presidente. Dunque, su questa interrogazione che ha a che fare con un argomento forse a torto considerato minore da alcuni, ecco, desidereremmo che possano parlare tutti i nostri sottoscrittori, i colleghi. A riguardo la introduco velocemente io, la questione è nota. Si tratta di persone di 80 e 90 anni, 10 anziani, che si trovano presso la residenza servita del comune di Nocera Umbra e che rischiano da troppo tempo di essere spostati, ricollocati altrove a decine di chilometri come oggetti, quando naturalmente queste persone hanno radici molto forti in loco, sono di Nocera Umbra, prevalentemente 9 su 10, hanno formato ormai comunità, vorrei dire in senso lato famiglia, tra loro, e quindi dobbiamo evitare che si arrivi a uno snodo terribile come quello che ho prefigurato, che abbiamo prefigurato. Non ci sono i soldi, il comune di Nocera Umbra è in crisi economico-finanziaria, la regione dovrebbe fare la sua parte, queste persone si trovano su un immobile che è frutto della solidarietà degli italiani, costruito dopo il 1997-98 post sisma, sottoscrizione del Corriere della Sera del TG5. Io credo che ci siano tutte le condizioni per tenerli lì se vogliamo portare avanti uno sforzo di buona volontà tutti insieme. C'è stata una sottoscrizione molto importante e una raccolta fondi altrettanto significativa. Lascio la parola alla mia collega per proseguire brevemente questa introduzione. Sì, grazie. Sì, volevo aggiungere il fatto che nelle soluzioni che sono state proposte sembrerebbe essere stato appunto prospettato un trasferimento temporaneo. Ecco, ora io, tutti noi sappiamo che la parola temporaneo in politica, mentre in altre professioni, in altri posti ha una scadenza e si dà un termine, in politica quando si dice temporaneo si sa quando si parte, ma non si sa quando, a quando si riferisce questa temporaneità. Quindi, poiché le persone non sono oggetti, come ha detto il mio collega, e quindi deve essere volontà di tutti noi, al di là delle forze politiche che rappresentiamo, cercare di dare una risposta a queste persone che continuano a rimanere nel loro territorio. Dal mio punto di vista, addirittura, queste strutture proprio dovrebbero essere disposte nelle città, all'interno delle città, proprio per permettere, in genere, no? Per permettere alle persone di poter continuare a vivere la loro realtà, le loro amicizie, quelli che chiaramente lo possono fare, negli anni fino alla fine della loro vita. Ecco, quindi trasferirli in quello che a mio parere mi sembra un po' un carcere, perché l'ex Ompi di Foligno, non so neanche come si chiama,
strutturato, cioè messo ai margini della città, in cima a una collina, veramente mi sembra una struttura che forse sarebbe proprio da chiudere per trovare anche quella, per trovare altre soluzioni. Penso, al di là delle competenze comune, regione, che in questi casi bisogna cercare di fare tutto il possibile per permettere a queste persone di non subire questi traumi, che alcune volte si possono anche tradurre magari in una depressione, no? E come sapete la depressione, no, in tante occasioni può anche portare degli aggravi magari di patologie che sono già presenti. Quindi spero veramente che si abbia oggi una risposta certa e che diciamo in qualche modo tranquillizzi gli ospiti della struttura. Grazie. Bene, allora andiamo un po' in deroga rispetto ai tempi delle interrogazioni, visto il tema, visto il modo come ne abbiamo anche un po', come lo abbiamo un po' affrontato in capigruppo la settimana scorsa, e credo sia giusto concedere sia più tempo ai proponenti che all'assessore Barberini per rispondere a questa interrogazione, nella speranza di poter essere esaustivi. Prego, assessore. Grazie Presidente, grazie per la disponibilità nel concedere un tempo superiore, ma abbiamo anche assistito ovviamente ad una interrogazione polifonica e quindi merita anche una risposta adeguata. Una risposta adeguata a un tema che tra l'altro abbiamo su cui ci siamo confrontati particolarmente in questi giorni, ma ritengo proprio per inserire degli elementi di chiarezza puntuali, riaffermare alcune questioni che ad oggi, a mio avviso, nella nostra comunità, in particolare nella comunità di Nocera Umbra, non sono ben chiari. Il primo che sottolineo, la responsabilità. E quando si parla di responsabilità non è solo sul versante autorizzativo, ma anche sul versante finanziario delle strutture, varia appunto a secondo della materia e diciamo dell'attività di cui le strutture si occupano. E per essere ancora più chiari, le residenze di tipo sociale afferiscono alla esclusiva competenza dei comuni. Le residenze o le strutture sanitarie, o nel caso specifico le residenze sociosanitarie, hanno una competenza specifica dell'amministrazione regionale, in particolar modo del servizio sanitario regionale. Questa premessa è doverosa perché la struttura a cui facciamo riferimento, a Nocera Umbra, è una residenza servita e quindi è un'attività esclusivamente sociale. Nella nostra regione strutture di questo tipo, e così faccio anche una valutazione politica, strutture di questo tipo ce ne sono ben 137 in tutto il territorio regionale, di cui una cinquantina sono residenze servite ed una novantina sono articolate tra gruppi appartamento e case quartiere. Bene, di queste 137 strutture di cui ho dato menzione prima, tutte in tutti i territori della nostra regione, in tutti i comuni che hanno queste strutture, sono pagate esclusivamente dai comuni su cui insistono queste strutture. E qui è il primo elemento di criticità, se vogliamo, e anche una criticità straordinaria nella collocazione temporale, perché il tema di questa struttura è stranamente emerso nel comune di Nocera Umbra solo alla fine di marzo. Noi siamo particolarmente stupiti di questa situazione, siamo stupiti del fatto che questa situazione non potesse ad esempio emergere stranamente nel mese di febbraio o nel mese di gennaio, quando era già ben nota. Lo era probabilmente per un motivo di opportunità e di tatticismo politico, non lo so, però resta un fatto, un dato di fatto, che c'è, non me ne approprio ovviamente. Come? Sto proprio dicendo questo, consigliere, volevo essere un po' ironico e non essere esplicito, mi costringe a farlo. Mi sarei aspettato che una manifestazione di questo tipo venisse esplicitata in maniera più coerente, ad esempio quando il problema era noto, e non si arrivasse ad una determinazione del comune costringendosi una popolazione a sostenere e a difendere questa struttura,
e a dire, a manifestarla solo dopo che i cittadini avevano già manifestato il loro consenso, più o meno dissenso, e hanno tirato fuori, insomma, questa soluzione della chiusura della struttura e della residenza servita. Una residenza servita, e come programmazione regionale di sostegno ai comuni, noi siamo convinti che le residenze sociali debbano essere il più possibile radicate e insistere nei luoghi in cui il cittadino vive. Siamo convinti che le residenze sociali debbano insistere all'interno dei centri abitati per non sradicare ancora di più i nostri cittadini e i nostri anziani. Siamo convinti che le residenze sociali debbano essere in qualche modo trovare accoglienza e collocazione in questa struttura affinché la comunità che li ospita sia una comunità vera che riesce a fare rete, a fare protezione, che riesce a garantire inclusione sociale in un momento particolarmente delicato. Dobbiamo esserlo per forza di cose. Siamo una comunità regionale dove gli over 65, o meglio, gli over 75 superano abbondantemente ormai il 12% della popolazione regionale, e questa è l'articolazione a cui vogliamo rispondere. Un'articolazione però dove anche qui dobbiamo constatare che di quelle strutture a cui facevo riferimento, 137, l'unica che chiude in questa regione è quella a Nocera Umbra, e l'unico comune quindi che chiude una struttura sociale è il comune di Nocera Umbra. Questo è un dato di fatto inconfutabile. Sono numeri alla mano, vi ho anche annoiato, ma sono numeri che fanno capire qual è la dinamica e la situazione. In questa situazione si è inserito un ulteriore elemento, è che a metà aprile gli ospiti, la stragrande maggioranza, il 90% delle persone che sono in una residenza, nella residenza servita di Nocera Umbra, sono state certificate, dichiarate da una commissione tecnica non autosufficienti. Il non autosufficiente, da regolamento regionale, da legislazione nazionale, può andare, deve andare necessariamente in una struttura, in una residenza protetta proprio perché ha dei profili di assistenza che accanto a quelli sanitari, accanto a quelli sociali, ha dei profili qualificati di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Perché ovviamente, trattandosi di persone non autosufficienti, c'è questa necessità. Noi abbiamo di fronte a questa situazione, e nel momento stesso in cui la Commissione ha certificato questa situazione, i servizi sanitari di questa regione hanno visto e hanno fatto una valutazione su quali sono le strutture che erano disponibili, idonee, autorizzate, e che avevano spazi ovviamente anche liberi nel più vicini alla città di Nocera Umbra. La scelta poteva cadere su due realtà: le residenze protette vicino a Nocera Umbra, ne abbiamo una a Gualdo Tadino, e a Gualdo Tadino, come abbiamo avuto modo di confrontarci e come avevo manifestato, la struttura era per qualche chilometro più vicina, ma era una struttura satura, completamente piena, e poi c'era, non vi erano posti disponibili rispetto agli autorizzati, e poi c'era una struttura all'ex OMPI di Foligno, a Sant'Eraglio, quindi sta a 20 chilometri dal comune di Nocera Umbra, una struttura che poteva garantire l'immediata risposta, garanzia, disponibilità per ospitare queste 10 persone dichiarate non autosufficienti, che debbono andare necessariamente in una residenza protetta. Queste residenza protetta, ricordo bene che solo nel caso di residenza protetta può intervenire il servizio sanitario regionale, interviene individuando strutture, ma pagando il 50% della retta con risorse del bilancio regionale, del bilancio sanitario, che può essere utilizzato esclusivamente per aspetti sanitari, quali appunto la residenza protetta. Perché quindi Foligno? La struttura di Foligno, la risposta è stata perché appunto la struttura che era nelle disponibilità, nella possibilità di dare una risposta più vicina
al luogo dove i cittadini più vicini hanno c'era ombra. Ma l'abbiamo sempre pensata in quest'ottica come una soluzione transitoria, sapendo bene che, e qui è un percorso che abbiamo avviato, sapendo bene che è intenzione della Regione ridare dignità, ridare opportunità anche al territorio del Comune di Nocera Umbra attraverso la realizzazione di una residenza protetta anche in quel territorio, quindi con un intervento residenziale di tipo sanitario che a Nocera Umbra non si fa da oltre 30 anni. Cioè da quando è stato chiuso l'ospedale, di fatto, non c'è stata mai più una residenza di tipo sanitario. Io credo che sia corretto, sia giusto, nell'ottica che ci siamo detti, dare anche questa opportunità. Non a caso il Comune di Nocera Umbra, questa è veramente simpatica, il Comune di Nocera Umbra, così il ragionamento abbiamo fatto, ha presentato in data 5 marzo 2018, il 5 marzo era lunedì, così anche questa ce la ricordiamo, il 5 marzo 2018 la richiesta formale per la verifica di compatibilità di una struttura da destinare a residenza protetta. È chiaro, fino al 4 ci abbiamo avuto da fare, tantissimo, quindi il 5 è ovvio che ci sia la necessità, abbiamo trovato tempo per avviare questa richiesta. Nelle more della realizzazione, la direzione delle ASLE ha comunicato alla Regione che il sindaco di Nocera Umbra ha manifestato la necessità indifferibile di chiusura della casa di riposo, della residenza servita. Non solo, il servizio di programmazione di assistenza ospedaliera della Regione Umbria in data 23 aprile e a distanza di pochissimi giorni, perché nel frattempo la documentazione e la domanda è stata perfezionata solo in data 16 aprile del 2018, quindi tra il 16 e il 23, abbiamo autorizzato la estensione temporanea nell'ex OMPI e è stato anche autorizzato, dato il parere nulla osta preventivo, per la realizzazione di una struttura, di una residenza protetta all'interno del Comune di Nocera Umbra sulla base di una programmazione. Questo è il tema e quello che abbia le risposte che sono state date. C'è un tema che facciamo finta tutti quanti di non sapere. E il tema è il limite invalicabile dei 180 giorni dal momento in cui i cittadini sono accertati con quella procedura che ho detto prima come non autosufficienti. Di questi 180 giorni, già 50 giorni sono trascorsi, quindi sostanzialmente ci restano non più di 4 mesi. Le persone che sono attualmente nella struttura residenza sociale che il Comune di Nocera Umbra vuole chiudere, al più possono restare in quella struttura non più di 4 mesi, e cioè fino al mese di settembre. Dopodiché debbono andare necessariamente in una residenza protetta. La residenza protetta più vicina è quella che ho individuato di Foligno. C'è la massima volontà di sostenere economicamente, di sostenere sotto il profilo autorizzativo e finanziariamente una residenza protetta da 20 posti da realizzare all'interno del comune di Nocera Umbra nei termini che ho detto. Il tema si pone è se comunque in ogni caso in questi 3-4 mesi riusciamo ad avere la disponibilità di una residenza protetta all'interno del comune per assicurare una sorta di continuità. Io con molta chiarezza ho la sensazione, direi che ho la certezza, che tra la procedura di gara che ha bandito il comune, una procedura di gara europea per trovare il soggetto disponibile a realizzare una residenza protetta all'interno della struttura individuata, fra le attività di adeguamento della struttura, fra i percorsi autorizzativi di accreditamento e di convenzionamento
che sono necessari per rendere immediatamente operativa la struttura, io credo che in questi 4 mesi questo è un tempo che non è un tempo entro il quale non riusciremo certamente a fare tutte queste fasi. Quindi la soluzione di una attività transitoria all'interno della residenza servita nell'arco per occupare questi 180 giorni in ogni caso determinerebbe cosa? Lo spostamento di questi anziani, di questi cittadini non nel mese di giugno ma nel mese di settembre. È una soluzione che in ogni caso dobbiamo sicuramente affrontare. Allo Stato la materia, essendo materia di servizi appunto sociali in capo ai comuni, comunque non può essere garantita dalla Regione, proprio perché le attività, le competenze e le risorse specificatamente dedicate alla sanità non possono essere utilizzate per pagare servizi di tipo sociali, non sanitari. Questa è una impossibilità che abbiamo in capo regolamentare, legislativa, assolutamente vietato, e questo quindi ci rende impossibile garantire questo servizio che comunque, ripeto, è un'attività questo intervento di trasferimento viene procrastinato solo di qualche mese. Noi questa situazione, anche laddove si riuscissero a trovare le risorse per garantire questo servizio, queste risorse non potrebbero garantire questo servizio al di là del mese di settembre, perché sarebbe il limite entro cui appunto i cittadini non autosufficienti debbono essere trasferiti in una struttura deputata a fare servizi appunto per cittadini non autosufficienti, che sono appunto residenze protette. Grazie. Grazie Assessore, non so chi vuole intervenire per la replica. Sì, prego Consigliere Solinas. Grazie Presidente, io credo che già considerando il tempo assegnato all'assessore Barberini per la risposta ci fa capire che questa è una situazione seria, piuttosto seria, oggettivamente seria. In linea di principio ci sono 10 persone anziane, io vorrei che ci concentriamo tutti sul dato oggettivo, ci sono 10 persone anziane che rischiano di essere trasferite, fragili, che rischiano di essere trasferite dal contesto dove vivono quotidianamente da anni, nella loro città, a contatto con proprie amicizie, con le proprie familiari, a distanza. E questo ci deve far riflettere sul fatto che credo che sia necessario trovare una soluzione. Ma io do atto all'assessore Barberini di essersi interessato alla questione sin dall'inizio, quando fu sollevata con l'audizione che convocammo in commissione in urgenza, proprio perché mancavano poche ore al trasferimento di queste persone anziane. A me non interessa. Cioè io capisco tutte le situazioni e le considerazioni espresse dall'assessore, no? I vincoli amministrativi che comporta questa situazione, no? Non interessa se c'è una colpa che ricade sull'amministrazione comunale, che probabilmente oggettivamente risulta. Non vorrei che ci sia per questa colpa un conflitto politico fra un'amministrazione comunale ed altre amministrazioni di colore diverso, perché su questa vicenda non si possono porre questioni politiche di conflittualità politica o di colore politico a sostegno o non a sostegno della soluzione di questa vicenda. Io credo che la situazione, come diceva l'assessore, è una situazione particolare di tutte le decine di residenze sociali dell'Umbria. Questa residenza sociale di Nocera Umbra si trova in una situazione critica in maniera particolare, essendo proprio una situazione, tra l'altro, in un territorio geograficamente svantaggiato come è Nocera, perché è lontano, è un'area interna, è lontano da altre realtà assistenziali. Io spero che, proprio perché si tratta di una situazione particolare, eccezionale, adesso io non so
la tempistica, giustamente l'assessore pone una questione, ha fatto bene a intervenire rapidamente sull'autorizzazione e la definizione della necessità di costruire, di attivare una residenza protetta, perché è lì che dovranno ovviamente andare a risiedere queste persone anziane che nel frattempo sono diventate o stanno diventando non autosufficienti. E auspicabilmente Nocera ovviamente merita una sua residenza protetta dove potranno tornare anche altre persone di Nocera che sono dovute andare via. In questo frattempo però io credo che insomma, nell'attesa che si definisca la sede, si definisca l'autorizzazione, si definisca un bando, adesso c'è anche la possibilità che il bando non debba essere europeo addirittura, ma possa essere più rapida la procedura per ottenere l'interessamento da parte di qualche entità che possa prendere in mano la gestione di questa futura residenza protetta. Ma io credo che in questa situazione oggettivamente critica e particolare, eccezionale, come ripeto ha detto anche l'assessore, la politica si debba impegnare in qualche modo, perché anche non esistono solo i fondi del sanitario, assessore, ci sono anche i fondi del sociale, io non so, i fondi per le aree interne, ne abbiamo parlato anche tante volte di questa questione. Io penso che in attesa, e spero che sia più breve possibile il periodo dell'attesa di definire, di attivare questa residenza protetta, non si debba ricorrere a questo trasferimento, perché queste persone oggettivamente sono fragili, rischiano uno scompenso psicofisico come tutte le persone anziane che vengono allontanate dalla loro realtà quotidiana, e quindi io auspico che questa situazione possa in qualche modo, proprio perché è eccezionale, trovare una soluzione eccezionale. Una soluzione amministrativa, una soluzione di qualsiasi genere, perché altrimenti la politica perde la faccia in questa condizione e noi tutti rischiamo una sconfitta, se non troviamo una soluzione adeguata a questa soluzione. Grazie.